stato nell'opera di spegnimento. Protesta questa mattina dinanzi alla prefettura di Chieti, con striscioni e bandiere hanno fatto sentire la loro voce cittadini e amministratori contrari alla realizzazione dell'elettrodotto Villanova Gissi. Sentiamo Danilo Fumiento. Non si placano le polemiche sulla vicenda relativa alla realizzazione dell'elettrodotto della Terna nel territorio Villanova Gissi. Questa mattina i movimenti che si battono contro la realizzazione dell'opera si sono dati appuntamento davanti alla prefettura di Chieti per chiedere un intervento al prefetto stesso, Orlando Volpe, di nuovo Senso Civico. Se ci sono delle irregolarità, è giusto che il decreto ministeriale venga portato a termine. Ci sono delle irregolarità. Il Comune di Lanciano ha fatto una denuncia rispetto al fatto che un tralicio è stato costruito su un terreno e loro non avevano nulla osta per costruire, un abuso edilizio. Ad essere contestate sono anche le procedure sul diritto di occupazione dei terreni interessati dal transito dell'elettrodotto. Il 13 agosto scorso era arrivata la richiesta del Comune di Lanciano al Ministero delle Infrastrutture e al Presidente della Giunta regionale D'Alfonso per sollecitare lo stop dell'opera, in quanto ritenuta un abuso edilizio. Oggi, a quella richiesta e a diverse iniziative e manifestazioni di protesta, si aggiunge anche la diffida presentata alle procure della Repubblica di Pescara, Chieti, Lanciano e Vasto come integrazione della denuncia per omissioni in atti d'ufficio. Tra i promotori delle azioni contro la realizzazione dell'elettrodotto c'è il sindaco di Castelfrentano, Gabriele D'Angelo. Dalle carte che abbiamo in nostro possesso, le lacune di questo procedimento sono tante, le faremo valere di fronte al giudice perché così la legge ci prevede, ma oltre che insomma, al lato giudiziario noi siamo a fianco dei cittadini, lo siamo anche con i comitati e con le associazioni, come vede questa mattina siamo qui a manifestare, ma soprattutto a rappresentare anche all'eccellenza del prefetto che quest'opera purtroppo sta subendo dei passaggi poco chiari e poco trasparenti, quindi li dobbiamo evidenziare di fronte anche al prefetto.